Chiederemo alla procura di prelevare il DNA a tutti i residenti del condominio di Via del Ciclamino. Una recente svolta nell'indagine sull'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata trovata senza vita nei garage del suo condominio di Rimini lo scorso 3 ottobre, potrebbe ampliare l'orizzonte delle indagini. Finora gli inquirenti si sono concentrati sulla pista familiare, ma ora potrebbero estendere il campo delle ricerche. Il criminologo Davide Barzan e l'avvocato Nunzia Barzan, che assistono i fratelli Bianchi, hanno annunciato l'intenzione di chiedere alla procura di prelevare il profilo genetico di tutti i residenti del condominio in cui è avvenuto il delitto, ossia tutti coloro che abitano in Via del Ciclamino. Questo passo, a loro avviso, è fondamentale per far emergere la verità e per aprire nuove piste investigative al di fuori dei legami familiari e amicali della vittima. Secondo i consulenti, l'assassino potrebbe essere uno dei residenti del comprensorio, qualcuno che potrebbe aver avuto diverbi o contrasti con Pierina, al punto da arrivare all'omicidio. Attualmente l'inchiesta è ancora aperta contro ignoti e non ci sono sospettati ufficiali. Davide Barzan ha precedentemente evidenziato come l'indagine si sia concentrata troppo sulla sfera familiare a causa di pregiudizi, come la relazione clandestina tra Manuela Bianchi, la nuora della vittima, e Luis da Silva, loro vicino di casa. Nonostante ciò, questa pista non ha portato a risultati significativi dopo 7 mesi. È evidente che l'investigazione debba esplorare nuove direzioni senza escludere nulla. Gli inquirenti hanno finora concentrato le loro attenzioni sulle persone più vicine a Pierina, la nuora Manuela Bianchi, suo fratello Loris, Luis e sua moglie Valeria Bartolucci. Tutti e quattro si trovavano nell'edificio la sera in cui Pierina è stata aggredita nei garage. Manuela, Luis e Valeria abitano sullo stesso pianerottolo di Pierina, al terzo piano di una delle palazzine del comprensorio. Solo Loris non vive lì. La sua residenza è a Riccione, ma la sera dell'omicidio era a cena dalla sorella. Pierina, riguardo al tradimento di Manuela, aveva dei sospetti e stava indagando per scoprire chi fosse l'amante segreto. Questo ha portato gli inquirenti a ipotizzare un movente passionale, focalizzando principalmente su questa pista, la quale, evidentemente, non ha prodotto risultati. Gli appartamenti dei sospettati sono stati ispezionati minuziosamente, ma le ricerche scientifiche non hanno rivelato tracce di DNA di Pierina nel materiale sequestrato. L'inchiesta, che inizialmente sembrava semplice da risolvere, è giunta a una fase di stallo. Per tale ragione, i consulenti dei Fratelli Bianchi ritengono che l'indagine debba essere estesa al di là della cerchia familiare dell'ex infermiera e dei suoi stretti contatti. È certo che l'assassino conoscesse i movimenti di Pierina, sapendo quando sarebbe tornata a casa la sera del 3 ottobre. Una telecamera di videosorveglianza ha registrato una voce maschile che salutava Pierina dicendole «Ciao». Questa potrebbe essere la voce dell'assassino, poiché le ferite sono state inflitte pochi secondi dopo. Secondo Davide Barzan, non si può escludere l'ipotesi che l'omicidio sia stato commissionato a un professionista, considerando l'assenza di tracce sul luogo del crimine. Ciò solleva la domanda: è possibile che l'omicidio di Pierina sia stato pianificato su commissione? Una risposta definitiva a questa domanda non è ancora emersa. Recentemente Davide Barzan ha dichiarato di avere un identikit del presunto assassino, suggerendo che potrebbe essere qualcuno che Pierina conosceva da un po' di tempo. Nel frattempo Manuela ha presentato un memoriale in procura, chiedendo che l'indagine venga estesa a tutti i vicini di casa. Il mistero continua.